Sono lieta di dare la parola adesso a Nicola Bonaccini, che è docente e coordinatore dell'area di comunicazione pubblica istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, ed è anche docente a contratto in comunicazione e media presso l'Università degli Studi di Roma, Foro Italico, e anche tutta un'altra serie di incarichi istituzionali che rinvio al suo curriculum. E lui ci parlerà di comunicare la crisi nel contesto delle istituzioni pubbliche. Grazie, buongiorno innanzitutto e tra l'altro grazie per l'invito perché mi dà anche la possibilità di entrare nel merito. Sarò un po' poco istituzionale se me lo permettete, perché avete presente quando ti chiamano e ti dicono ci vieni a raccontare la comunicazione pubblica? E lì è sliding doors, ovvero. E dici, vabbè, allora vado a raccontare la comunicazione pubblica così come la concepiamo, come si trova in tanti manuali, eccetera, oppure vado a raccontare il calvario che una persona che nel fine 2015 è entrata in una struttura dove tutto nacque nel 2000. Nel 2000 ci fu una legge che ha condizionato buona parte anche, soprattutto in quel periodo, la comunicazione pubblica che si chiamava la legge 150. Ad alcuni suona come una cosa già assente alla legge 150 del 2000 che istituisce le figure del portavoce dell'ufficio stampa, dell'ufficio relazioni col pubblico, che dice cara amministrazione pubblica, è ora che tu riduca le distanze fra il palazzo e i cittadini. Poi escono le direttive subito dopo. Io ho litigato proprio lunedì, ero alla Università di Napoli Federico II, dico che ho litigato perché entravo nel merito delle famose circolari. E quando un signore mi ha alzato la mano dicendo, ma lei parla, parla, però da noi è sempre stato così, avete presente quando vi si gonfia la vena quella, no? Che uno dice adesso ho. E lì di nuovo sliding doors delle sliding doors di prima, perché dici cosa faccio? Lo ammazzo questo qui oppure no? E ho deciso di ammazzarlo. No, nel senso che a quel punto, come direbbero i ragazzi di oggi, ho uscito le circolari e ho fatto notare a questi signori, dico, vedete, sapete qual è il vostro problema? Dico che voi siete contro la legge. Questo è il vostro problema. Quindi quando voi mi dite è sempre stato così, dico io, infatti poi va lì ho esagerato, perché poi quando ti parte l'embolo non sei più in controllo di te stesso. Però a un certo punto dico, se fosse per me io vi metterei le multe. Dico io i soldi per rifare le strade del nostro paese non li prenderei dagli autovelox fuori dai piccoli comuni, avete presente quelli un po' che tu la sera stai tornando che non vedi l'ora di andare a casa e vedi il flash e pensi. Stanotte non si dorme perché sai già che poi ti arriverà. No, le metterei perché dico scusate, ma c'è la direttiva. E lì abbiamo aperto il grande capitolo delle direttive. Insomma, morale, io veramente a volte mi trovo a raccontare il calvario perché poi scopri, io arrivo a fine 2015 alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, quella che nel 2000 fu citata dalla legge come l'ente che avrebbe dovuto riqualificare tutta la pubblica amministrazione nell'ambito della comunicazione. Quindi, come dire, oggi istituiamo la figura obbligatoria dell'ufficio stampa e diamo all'allora scuola superiore della pubblica amministrazione l'obbligo, diciamo, il peso, la funzione di riqualificare. Io arrivo a fine 2015 per un colloquio con il presidente di allora della scuola e dico, presidente, ma mi tolga una curiosità. Tanto per sapere, dico, ma com'è che sono 10 anni, 10 anni, che nel catalogo della scuola non ci sono i corsi previsti dalla legge? Avete presente la faccia della mucca quando si trova davanti alla strada ferrata e il treno che passa? Vedete quelle espressioni per la serie? Il non pervenuto, cioè noi ci lamentiamo tanto dei nostri studenti quando gli fai le domande un po' strane che ti guardano come dire, professore, ma questo non c'era nel libro,
così, e tu ti trovi il presidente, ovvero un luminare di tutto, di quei ai convegni con i premi Nobel, eccetera. E insomma, da lì in realtà era una domanda strategica la mia, perché alla seconda io ho detto: presidente, se serve una mano. E da lì abbiamo reistituito, e sono 2 anni che ci stiamo lavorando, il catalogo. Però, insomma, non è l'obiettivo di oggi, non vogliamo fare spot, però quando avete qualche stranezza, ovvero quando incrociate qualche circolare stranissima, quando mi è capitato, vi dicono che avete una cartella Equitalia e voi dite: vabbè, se tocca pagare, paghiamo, fate una domanda di rateizzazione, perché il funzionario vi dice: guardi, questa cartella in realtà, se lei fa richiesta, è prescritta. Però te lo dice a mezza bocca, perché teoricamente non è competenza del funzionario, ma se siete gentili ve lo dice. Dice: però guardi, la cartella è già esecutiva, quindi domani le bloccano la macchina. E io dico: quindi come faccio? Io devo andare in giro con la macchina. E dice: no, guardi, allora faccia così, lei faccia domanda di rateazione, non si dice rateizzazione, è rateazione, anche là. Però la giurisprudenza con gli usi ogni tanto qualcosa lo cambia, mentre la comunicazione no. E faccia domanda, poi nel frattempo faccia anche parallelamente un'istanza, così le tolgono la cartella e quelle che lei ha già pagato poi glielo restituiscono, e a te prende la depressione perché dici: sì, sì, me lo restituiscono. Però, morale, io faccio entrambe le cose, chiedo la rateazione e chiedo la cancellazione. Mi rispondono: t'attacchi, non te la rateizziamo questa cartella. Un mese dopo mi rispondono: in effetti hai ragione, è prescritta. Indovinate cosa è successo un mese ancora dopo? Mi sono arrivati i bollettini. Ovvero, prima mi rifiutate una rateazione, poi mi dite hai ragione, è prescritta, e poi mi mandate i bollettini. A quel punto io ho mandato una PEC dicendo: probabilmente, questo è scherzi a parte, vi volevo ringraziare perché siete finiti nelle mie slide. Perché la presenza del Consiglio dei Ministri nella Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha in capo anche la formazione dei funzionari e dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, con i quali ci faremo delle belle risate. Perché... Però, a parte tutto, il problema qual è? È questo. Scusate che esco, no, ho qualche difficoltà a stare fermo quando c'è da vedere qualche slide. Il problema è vero, non è che noi adesso viviamo, però il problema vero è che poi qual è la percezione dell'opinione pubblica rispetto a tutti questi masticci qua. Io ci dico che ogni volta che accade un problema sono felice perché è letteratura, perché posso entrare nel letto quando faccio formazione, perché poi quando hai il pubblico amministratore gli dici: guarda che ho la multa, quando ti dicono è Tarassi, io ho avuto 22 formazioni.
percezione della fiducia nelle istituzioni, come vedete questa è una ricerca del 2014, la regione e lo Stato sono all'ultimo posto, il Papa e le forze dell'ordine sono al primo, vi dico anche perché. Perché il Papa e le forze dell'ordine sono al primo posto? E tra l'altro è vero che le forze dell'ordine sono al primo posto o al secondo? E queste che dice nella macro del monitor, sì, c'è una forza dell'ordine che è molto 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 sotto e che ci fa capire come mai però quelle diciamo sono. In Italia dire servizi segreti, quando è che sentiamo servizi? Quando sono deviati, quando sono in rosso, in marcio, quando ci spinano, quando si intrufolano, quando eccetera. E sempre così nel mondo, prendita tanto, l'MI6 ad esempio, il servizio inglese, perché invece fa sognare tutti? È lo stesso motivo per cui le forze dell'ordine nostre sono al secondo posto, perché ci avvicina. Perché c'è qualcuno che ti racconta qualche cosa che ti fa sognare. Chi ha raccontato quel qualche cosa in Italia lo ha raccontato con Piazza Fontana, con tutti gli scandali, per cui i servizi, ovunque sono, ovunque le piazzate, sono meglio i nostri o quelli inglesi, sono meglio i nostri. Il problema sapete qual è? Che i nostri si sanno raccontare malissimo, o forse non si raccontano perché pensano, non mi devo dire. Poco fa vedevo professor Costa che faceva vedere l'SMS che arriva per informare la gente di un visionario e pensavo a un dibattito che ho partecipato nell'ambito del Dipartimento di Informazione e Sicurezza dove ci si chiedeva ma se i servizi vengono a conoscenza della possibilità di un rischio di una bomba in una metropolitana, lì il meccanismo qual è? Che fai? Stai zitto? Stai zitto mentre intervieni? Oppure informi l'autorità competente, per quanto riguarda i servizi è la Presidenza del Consiglio, è appunto il Presidente del Consiglio a decidere se comunicheremo o no. E a quel punto ci si è chiesti, sì, ma la Presidenza del Consiglio a quel punto ha accesso o a telefonare a Tim, a Pergino,
contro qualcuno, ed è sempre il solito errore, no? Quando fai qualcosa contro, giochi nel campo di qualcun altro e non fai altro che promuovere quel qualcun altro invece che dare messaggi alternativi. Però la cosa divertente è che io questa l'ho indagata dall'interno, ovvero dall'interno del ministero, e scoprite che non è colpa di nessuno. E questa è la cosa divertente, perché mancanza di competenza non vuol dire competenza a livello organizzativo, ma vuol dire capacità di analizzare il feedback potenziale. È lì il problema. Non basta dire le cose, cosa noi diciamo non interessa. In un mondo dove adesso c'è lo storytelling di persone che con il dito pollice, quando hanno tempo,
hanno l'unica cosa, la loro dieta informativa non è sicuramente andare a comprare il giornale in edicola, ma è guardare su Facebook le notifiche o guardare cosa dicono, cosa condividono i miei amici, dove il tempo passato dagli occhi su una notizia di 5 secondi. Parlare di questo all'interno di quelle strutture è esagerato. E allora vedetevi la situazione, a un convegno al sud il ministro Lorenzin assieme all'onorevole Lupi, insomma del loro partito, lancia quest'idea: bisogna fare qualcosa pro famiglia, e le nascite sono in calo, rischiamo che fra qualche anno non ci saranno più italiani perché gli italiani non fanno figli, gli unici che fanno figli sono gli immigrati, eccetera eccetera. Nasce l'idea malandata di una campagna pro procreazione, il Fertility Day. Purtroppo quello che spesso andrebbe detto nelle aule è che ogni idea che tu hai e che potrebbe diventare una campagna di comunicazione dovrebbe essere sottoposta al cosiddetto tagliando di malafede. Ovvero dovresti, come quando andiamo, avete presente la revisione della macchina? È la stessa cosa, cioè noi dovremmo andare da qualcuno o avere noi le competenze per dire: aspetta, ma se io lancio questo messaggio, lascia stare cosa intendo io, non importa quello che noi diciamo, importa cosa capiscono. E allora, la domanda, se io lancio questa campagna qua, quali potrebbero essere i potenziali cortocircuiti? Se io fossi il peggiore degli oppositori, e non è difficile, lo pagate. Voi prendete un Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, eccetera, gli date la consulenzetta, gli finanziate un convegno, gli comprate 1000 copie del Fatto Quotidiano, fate quello che vi pare, e gli dite: senti, ci avrei quest'idea, che ne dici? E ve lo dice. Il problema è che questo meccanismo non sussiste all'interno delle strutture pubbliche. E allora ovviamente lanciano questa cosa qua pensando: ah, stavolta facciamo qualcosa per il nostro popolo, quello che crede nella famiglia tradizionale. E succede questo, che poco dopo, altro che Fertility Day, vogliamo scegliere se e quando fare figli, liberi dal ricatto della precarietà. E qua questo movimento è andato anche abbastanza soft. Andiamo veloci sul fatto che poi nasce il Fertility Fake. Nascono le rivolte di piazza, ovvero sono in attesa di reddito, voglio un contratto vero, il lavoro, voglio la possibilità di adottare. Poi ci sono quelli che iniziano a scherzare, ovvero, sì, a te che te ci vuole, 2 minuti. Lo so. Ci sono anche queste, perché poi la rete è anche questo. E poi vuoi incantare. Lo so. No, se volete ve le lascio ancora qualche minuto e ve le potete godere, ma non finisce qua, perché poi esce Baby George. Ecco, io mi preoccupo di una cosa, che queste sono, dal lato mio, cioè dal lato della comunicazione pubblica, risate amare. Questi sono dei fallimenti esagerati, altro che epic fail. Perché? Perché tu volevi promuovere un buon concetto, quello della coppia come valore fondante di una società, e tu hai umiliato le generazioni che oggi potrebbero fare figli. E allora poi, di riflesso, l'opinione pubblica con chi se la prende? Con la struttura. E allora poi, se gli anziani rinunciano a curarsi, se le persone ormai cominciano a pensare: ma sai che c'è, ma io le analisi me le compro su Groupon. Ricordatevi sempre una cosa, che un'analisi del sangue che costa un terzo, un quarto, un quinto in meno rispetto a quella di un normale laboratorio, ovviamente quella è un'azienda privata, dovrà guadagnare, e quindi le analisi le farà un po' in batteria, un po' in velocità, diciamo, perché lavori sul grande numero, perché grazie a Groupon hai 5.000 analisi acquistate, e come fai? O chiudi, e poi soprattutto guadagni talmente poco su ognuna, perché Groupon si porta via il 50% di quanto viene proposto e pagato dall'utente, e quindi questa è una sconfitta che deriva anche da queste cose qui, Guardate che va avanti, guardate le aziende private, la Durex che fa l'hashtag io voto no, eccetera. Guardate, tenete conto che poi per 9 mesi non potete bere, eh. E certo,
questo di nuovo a noi fa ridere, ma io poi mi metto nei panni di chi fa in quel ministero il cosiddetto direttore della comunicazione. Andate a vedere il curriculum, scoprirete che non c'è alcun tipo di competenza lì all'immezzo. Non vogliamo giudicare la persona, vogliamo giudicare la struttura organizzativa. Vogliamo giudicare il fatto che il nostro sistema di reclutamento non guarda quello, ma guarda tutta una serie di altre caratteristiche. Questo lo vogliamo giudicare. Poi, vabbè, insomma, ho trovato questa che mi sembrava anche interessante da a chiusa del famoso Fertility Day. È un pasticcio generalizzato. Guardate dopo. Dopo, se sei bianco, se sei biondo, è ottimo. Fai figli come se non ci fosse un domani. Esagera. Se invece niente, hai i capelli lunghi e sei uomo, anche un po' rasta volendo, e ogni tanto una cannetta te la fai, allora sei una cattiva abitudine. Probabilmente questa brochure qua l'ha fatta qualcuno che stava qui sotto, perché di nuovo al famoso tagliando di malafede uno potrebbe dire, ma davvero? Cioè vieni dal Fertility Day e tu continui, tant'è che la top è peggiore del buco, perché poi io me la son vista la ministra Lorenzin andare a 8:30 a dire, no aspetta, perché questa è quella che mi hanno fatto vedere, io invece avevo approvato questo, Esatto, sono quei rompicapi da settimana enigmistica, no? Cioè trova le differenze, se le trovi vinci qualche cosa. La toppa è peggiore del buco. L'accusa ce l'ha data un giorno dopo quando ho detto, vabbè, ho capito, avete ragione voi, non sappiamo comunicare. Quindi, comunicatori di tutto il mondo, unitevi gratis e datevi una mano. Quel gratis lì ha fatto sì che ancora una volta c'è un consigliere attualmente gratuito del ministro, un ragazzotto anche molto motivato. Il problema è che quando il comunicatore anticipa cosa fa sui social network, significa che stiamo sbagliando qualcosa. Noi stiamo sbagliando qualcosa, perché come sempre a fronte di un non compenso poi ti trovi qualcuno che monetizzerà da un'altra parte, ma non lo vogliamo adesso. Ma di cosa parliamo? Tra l'altro questi signori non lo sanno, ma adesso gli faremo una minaccia, gli mandiamo un piccione sgozzato, una cosa, perché a parte gli scherzi il ministero ignora una cosa, che la struttura della Presidenza del Consiglio è a disposizione gratuitamente per tutto questo tipo di formazione qua. Gli strumenti di analisi, io una settimana fa, devo dire, mi sono commosso nel mio essere un essere limitato, perché stanno per lanciare, guardate perché è bellissima, la Marina sta per lanciare una campagna di branding interno, e il payoff, lo slogan sono "io sono la Marina", e hanno preso questa volta tutti i dipendenti del Ministero del Corpo della Marina, non in divisa. Scelta strana, perché in genere il marinaio è quello vestito da marinaio, mentre in questo caso no. E campagna interna di branding per far sentire tutti una squadra, per far sentire considerati anche gli altri. Prima campagna autoprodotta. Dalle fotografie agli slogan, alla campagna Facebook, alla cartellonistica, eccetera, tutto autoprodotto. Questo è una piccola soddisfazione, devo dire, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Cioè ogni tanto, e poi lo sappiamo, il trend è la comunicazione si fa da dentro, perché se i social sono una conversazione, gli unici che possono conversare sono quelli che sono dentro, non sono le agenzie esterne, eccetera, che possono fare il loro lavoro, ad esempio la grafica, eccetera, ma di sicuro non il racconto. E poi ci sono i classici fai da te. Qua ci facciamo una risata perché qualche tempo fa esce un bando, e questo bando parlava di uno studio, che giustamente all'università si fa ricerca, questo si chiama anche della ricerca, e quindi bandisce attraverso dei fondi europei questa ricerca che si chiamava "Dalla pecora al pecorino". Essendo questo però un bando internazionale, cosa c'è? Cosa c'è? Essendo questo un bando internazionale, la cosa divertente è che hanno dovuto tradurre. E nel tradurre, diciamo che, allora, segnatevela questa, Google Translator non va bene. Non va bene.
Scusate, ma me lo volete tradurre voi, pecorino? No, perché uno potrebbe dire, almeno se avete studiato un minimo di inglese, quello che c'è in on the table è pecorino cheese. Non è che tu puoi dire... Infatti, però non scrive tutto. E doggy style, però, non è il formaggio. Ricordatevi questo. Tutti noi... questo sì. No, ricordatevi una cosa, quando si dice il pesce puzza dalla testa, tutti noi, io di sicuro, tutti i ragazzi giovani qua sicuramente, se ti vuoi laureare in questo paese devi superare che cosa? Cioè c'è uno che ti costringe a fare gli esami di idoneità, oppure l'esame dei miei tempi, c'era il voto addirittura, eccetera. E poi ti fanno dare doggy style. Ancora una volta, a noi qui fa ridere amaro quando pensi che poi ci giudicano le istituzioni da queste cose qua. Sui consulenti pubblici vado avanti, nel senso che qui è molto lunga, però guardate qua. Per la serie c'è anche qualcuno che ti dice: io sono l'ufficio stampa del ministro. E apre una pagina Facebook, però con la faccia del ministro. Allora, è chiaro che, senza fare troppo i professori, ma innanzitutto, se tu sei la persona a cui il ministro ha dato l'incarico di curare l'immagine di politico, allora scrivi Beatrice Lorenzin profilo, no? Perché tu promuovi Beatrice Lorenzin, non promuovi te stesso come ufficio stampa. Ancora, al limite, metti ufficio stampa Beatrice Lorenzin e metti il logo della tua società, perché dici tra i clienti abbiamo... Tra l'altro, mi chiedo se il criceto all'interno di quella testolina del portavoce del ministro non abbia fatto partire i carri armati nei confronti di questi signori qui, perché per legge chi cura l'immagine del ministro, anche politico, la 150 parla chiaro, si chiama il portavoce. Eppure esistono queste storture. Poi lasciate stare che... Vedete che bella pagina del Quirinale? Ma mica è la pagina del Quirinale questa è una pagina. Non vero. Addirittura c'è questa bella pagina dopo, che è quella del Palazzo del Quirinale. Giustamente, se volete delle informazioni, basta chiamare un cellulare, no? Chi risponde? Sergio. Certo. E chi altri? Pronto? Ma sicuro. Guardate LinkedIn, Repubblica Italiana, uno pensa... Tutti a dire che il presidente ha muffito. E invece no. Ha addirittura il profilo LinkedIn, che adesso quelli moderni hanno la pagina LinkedIn anche istituzionale. Sì, sì. Se voi andate su LinkedIn/Repubblica Italiana, andate sul profilo di tal Pietro Scalfullo, il quale si dichiara alla ricerca di un'occupazione come front and back office executive, help desk, lui fa tutto, diciamo, ed è del comune di Napoli, è un caso ovviamente. Diverte il fatto che il Ministero dell'Interno è sempre presidiato dal signor Scalfullo, con lo stesso cellulare. Guardate un po', nella pagina del Ministero dell'Interno, cosiddetta, quella con il logo non ufficiale, eccetera, eccetera, c'è uno che dice: guardate che ad Aversa, dove c'è lo studio del colore, attività commerciale, non fanno gli scontrini. Ma voi vi immaginate come si può ottenere il rispetto della pubblica opinione quando poi hai una pagina dove non è percepibile che non sei tu, c'è la foto del Viminale, c'è un logo che è comunque un logo istituzionale, dove c'è uno che dice: in quel negozio non fanno gli scontrini. Allora, qui possiamo avvertire la polizia postale, perché qui abbiamo un nome e un cognome e gli mandiamo la camionetta sotto casa. Ovviamente non lo fanno. Problemi? Diciamocelo. Qua il problema è la legge. L'ordine dei giornalisti ha un degno, mi hanno fatto sorridere perché sono dei simpatici vecchietti che hanno fatto i giornalisti negli anni 70 e poi da lì hanno fatto politica. Ve lo dice uno che tutti gli anni paga una tassa per quel diamine di tesserino e poi a volte ti chiedi, e ogni tanto vieni richiamato da questi signori che ti dicono: hai fatto il nome dell'ordine, dico: ma sanzionami.
Dico, mandami una raccomandata. Una volta disse allora la buon'anima del presidente dell'Ordine del Lazio, disse, fai una cosa, non mi basta, perché io sono uno troppo pieno di sé, fammi un comunicato stampa. In realtà io non vedevo l'ora, non ho mai avuto un buon rapporto con l'Ordine, non vedevo l'ora perché almeno guadagniamo qualche cosa. E a quel punto gli fai un... Così come ci sono i corsi di aggiornamento professionale, eccetera. Ho rendicontato l'anno scorso 150 ore di contratti universitari in comunicazione, dicendo, sentite, non ho tanto tempo per venire ai corsi di riqualificazione, però qualche cosa forse la so dire, vi mando tutti i contratti, eccetera, eccetera, datemi qualche credito. 150 ore, 5 crediti. Tant'è che io a quel punto ho fermato la mia frequenza ai corsi e aspetto che mi richiamino, mi sanzionino, perché così facciamo giurisprudenza, ovvero facciamo un bel ricorso e dimostriamo che hanno rotto, che non è ora. Sapete perché? Perché la legge 150 fu voluta dall'Ordine dei giornalisti e a distanza di 15 anni ci troviamo che, ed è una loro ricerca, 78 su 100 non è giornalista fra i comunicatori pubblici. Non che serva, ma se non altro... Saper dove mettere le mani potrebbe essere utile, partecipare a dei corsi di aggiornamento, fare qualche cosa, evidenti conflitti organizzativi. La funzione delle relazioni esterne molto spesso è demandata alle segreterie generali, molto spesso è non compresa all'interno delle funzioni, per cui nelle aziende private oggi il capo comunicazione siede in consiglio d'amministrazione, nelle aziende pubbliche spesso e volentieri è qualcuno, per non parlare degli uffici relazioni col pubblico, che in genere sono dei centralini, sono dei posti dove mandi uno dove, che sai, non sai dove mandare. Scarsa competenza è la mia battaglia quotidiana. Ogni tanto dice, però, ieri una riunione, il rifacimento del sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, quando gli staff li trovi, avete presente di dire la classe, quelli che ti devono dimostrare che introducono la loro presenza dicendo sono reduce da un corso di 4 giorni alla funzione pubblica dove ho imparato l'importanza dei testi IGLU. Io non ho fatto la battuta. E a quel punto introduci già perché comunque nel progetto di rifacimento del sito dovevo mettere anche la app. Cioè? Ma scusa, ma così un funzionario si può iscrivere ai nostri corsi tramite la app? Cioè, noi adesso siamo all'epoca dove streghiamo le pietre sperando che parta la scintillina e accendiamo il fuoco, e noi stiamo investendo però sul razzo che ci porterà su Marte. Perché? Perché è importante andare su Marte. Ovviamente tutto ciò è il virtuosismo dei primi della classe che ti vogliono far vedere che c'è bisogno di modernità, ma perché non hanno mai conosciuto la realtà. Tant'è che poi, per fortuna, il capo prende parola e dice, senti, abbiamo apprezzato, però i primi della classe stanno davanti ai professori in genere e tendono ad avere delle idee un po' più moderate. Io lì, avete presente quando ti mordi, perché io non devo ridere perché sennò poi questa qua me la trovo nel gruppo di lavoro e mi odia. Esatto. Però adesso, per essere anche, e sto chiudendo, un po' più didattici, visto che siamo in una sede universitaria, l'abbiamo detto, due strade, anche i relatori precedenti ne hanno parlato tanto, due strade per la famosa comunicazione di crisi pubblica. Il sogno è prevenire, cioè tante crisi potrebbero essere evitate semplicemente perché ci abbiamo pensato prima, le abbiamo disinnescate. Individuare le aree di vulnerabilità, monitorare le situazioni, prepararsi alla crisi e disinnescare. Questi sono i passaggi. Sì, poi chiediamoci come mai qualche tempo fa un signore fa una trasmissione, e siamo sempre nel campo del Ministero della Salute, compie un mese. Il 17 di aprile c'è stata la trasmissione report, dal 18 di aprile. E qua voi dovreste imbracciare le mazze. Perché io mi chiedo, perché c'è una trasmissione come quella report su Rai 3 che il 17 di aprile ti dice una cosa e tu, Ministero, reagisci il 18 di aprile? Accade. Parliamo di una
31.000 spettatori. Tra l'altro una nicchia molto particolare, Montalbano quella sera stessa ha fatto il 30% di share. Ricordatevi che però questo 5,59 è il 5,59 dei complottisti, di quelli molto critici, di quelli che pensano sempre che dall'altra parte c'è il malvagio. E allora è lì il punto, che poi perché diventano virali? Perché questi qua non vedono l'ora di urlare allo scandalo. Quelli di Montalbano, un po' meno. No, davvero, un po' meno. Quindi se mettessero Montalbano a fare report saremmo rovinati. Davvero, eh? Rovinati, perché a quel punto report col 30% vuol dire che devono chiudere i ministeri. Prevenire, dice individuare le aree di vulnerabilità. Ah, davvero? Guardate qua. Il trend è... la gente si vaccina sempre di meno. Ah, non è un'area di vulnerabilità questa qui? Questi sono studi, eh? Ovvero, questi non sono dati antiquati, ma parlano quando è che le persone dovrebbero essere vaccinate all'undicesimo anno, anzi al dodicesimo anno di età, che poi è l'undicesimo compiuto. Infatti vedete che le date sono proprio dei ragazzi che hanno più o meno quell'età oggi. Calano le vaccinazioni, ovvero questa per il Ministero della Salute è un'emergenza. Eppure ci svegliamo il giorno dopo. Tra l'altro con una trasmissione report dove monitorare le situazioni di potenziale crisi. E infatti il report dice abbiamo contattato l'Agenzia per il Farmaco, il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità ma non ci hanno risposto. Oggi non rispondere significa prestare il fianco nel quale inserire il coltello. Facile. In questo caso monitorare le situazioni, chi contatta report inizia a quel punto a sapere che prima o poi arriverà la mazzolata. Secondo poi potreste anche trattare con report per l'equilibrio delle informazioni. Difficile da ottenere con questo tipo di trasmissioni. Ma allora a quel punto l'equilibrio te lo prendi da solo, perché intanto parti prima. Tu puoi comunicare oggi, loro no, loro devono fare i montaggi dei video e fare le ricerche. Secondo, puoi adottare dei protocolli per cui anticipi nelle trasmissioni, nei convegni, eccetera, tutta una serie di dati. E poi chiami a raccolta la comunità scientifica. Dici, qui c'è un terrore, sta arrivando una trasmissione che dirà che i vaccini non funzionano. Diteglielo a qualche scienziato, Garattini, Borioni che adesso vediamo, eccetera. Questi, altro che i generali dell'esercito, partono e faranno in modo che quella trasmissione non farà neanche servizio. E invece no, noi non rispondiamo perché, noi siamo il ministero. E infatti, approfondimenti, diffusione di dichiarazioni, il Q&A col ministro è fondamentale. Noi spendiamo alla scuola molto tempo per questo. Perché? Perché chi fa il portavoce del tuo stampa deve mettere in grado queste persone. Perché poi cosa succede? Che tu esci dal convegno e ti puntano al microfono. Tu dici, ma scusi, ma io a questo convegno ho parlato dei ticket sanitari nelle ASL, eccetera. Perché non mi chiede queste cose? Perché non gliene frega niente a nessuno. Io ti chiedo ciò che sto in quel momento indagando. E allora cosa c'era nel criceto di questi signori quando la temperatura sui vaccini era già molto alta? Ovviamente, vedete, in soccorso arriva solo Burioni il 17 aprile, quasi in tempo reale. Burioni addirittura parla di questa Stefania Rotolo, morta per il papillomavirus, per un cancro all'utero, raccontando anche una storia sempre su Facebook. Reagire. E come fanno? Reagire vorrebbe dire che una volta che tu adotti questo protocollo, valuti l'entità del danno, intervieni e lavori per ricostruire, qui non è stato fatto quasi niente. Se voi contate che ad esempio le agenzie in 4 giorni hanno battuto 102 volte un attacco, i quotidiani hanno pubblicato 80 articoli e poi il Ministero della Salute che fa? Il Ministro si è limitato ad andare a 8:30 dalla Gruber a dire è uno scandalo perché non si è parlato delle evidenze scientifiche. È vero, ma non si parlava di quello. La trasmissione parlava di farmacovigilanza, ovvero si mettevano dei dubbi nel fatto che ci sono sospetti, c'è un team di ricercatori che dice guarda che su questo vaccino ci sono dei sospetti di danno biologico, solo che le commissioni che valutano in realtà sono le stesse
che poi fanno i vaccini, ovvero sono le farmaceutiche. Allora perché tutto ciò? Perché non c'è letteratura? Forse perché se ci fosse letteratura qualcuno avrebbe un interesse per nasconderla? Perché non si istituisce un organo terzo? Interessa anche al Ministero, no? E questa è la trasmissione. Dall'altra parte i politici neanche da dire, tutti a dire che scandalo, chiudiamo la trasmissione, e i 5 Stelle no, se la chiudete adesso ci sarà la rivolta popolare, non pagheremo più il canone. Cioè si parlava di altro, perché poi, lo diceva il professor Costa prima, le crisi sono rapide, ma vanno poi anche su altri fronti. Cioè non è che per forza la crisi è nel merito, ma la crisi è più che altro nel metodo, perché poi si parla di tutto ciò che prende una curva virale non necessariamente stando sul metodo, sul merito, scusate. L'effetto qual è? Che adesso le nostre ASL sono bersagliate da telefonate di genitori che chiedono: quindi io mio figlio, mia figlia li devo vaccinare o no? Perché hanno detto in tv che il rischio è che persone che pubblicano su Facebook, anche famose, è importante vaccinare, io ho vaccinato mia figlia, però che paura. È come quando vi dicono che c'è la possibilità che quest'aula sia infestata da parassiti e che se per caso sentite un certo ruridino da qualche parte, è quel parassita lì. E allora ci viene, questo è il comunicato numero 42 del Ministero, se voi lo leggete, io ce l'ho qua. È sempre ovviamente del 18 aprile, il giorno dopo, tu liquidi la questione in due righe, e tra l'altro dove vedete giallo sono tutti segni di inopportunità, cioè sono segni di attaccabilità del testo. Alle solite vuol dire che lì dovrebbe succedere qualcosa, ma sapete perché? Perché il Ministro della Salute è quello col portafoglio più gonfio, è quello con la capacità di spesa enorme e soprattutto che tratta il tema numero uno per tutti noi. Cosa ci dicono? L'importante è la salute. L'importante è la salute, ma non se la diamo in mano a questi qua. Ecco perché alla fine se ne esce solo con la questione del lavorare per ricostruire. Io la interpreto come formare e dopo lavorare per ricostruire, perché altrimenti siamo alle solite. Si preferisce non comunicare perché non si capisce chi ha la responsabilità di farlo, e soprattutto si preferisce non comunicare perché si rischia di meno. Il giorno in cui istituiremo l'obbligatorietà della comunicazione avremo gente che si metterà a studiare tutto ciò e poi, perché no, lo farà anche nella maniera più bene. Grazie.